a crescere nella capacità di condivisione, a conoscerci meglio per quello che si è veramente, a rafforzare la comunità di clan. Affrontiamo la precarietà della strada con i suoi imprevisti, per costruire noi stessi nel modo migliore, per affrontare al meglio i problemi che ci vengono posti dalla vita. La fede deve conoscendola come un dono, non vogliamo mai sentirci arrivati per il fatto di credere, ma intendiamo opporci alla continua ricerca di Dio e della verità, approfondendo i dubbi di ognuno. Ci impegniamo a conoscere, ragionare e dialogare sulla parola di Dio, confrontandola con quello che sentiamo nostro e quello che non capiamo. Firmare questa carta significa accettare di sperimentare i contenuti con costanza e coerenza. Se durante il cammino di clan incontriamo delle difficoltà in questo senso, è importante esporle con onestà agli altri. La partenza è la scelta di impegnarsi secondo questi valori per tutta la vita. In ogni caso, il clan può essere lasciato anche semplicemente con un saluto, in qualsiasi momento. Se piace a Dio e a te, io chiedo di prendere la partenza da questa comunità. Bene, sai cosa significa intraprendere questo cammino sulla strada? Sì. Prometti che sul tuo cammino farai sempre del tuo meglio per essere attento agli altri e disponibile in stile di servizio ovunque il Signore ti chiederà di andare? Sì. Scegli dunque di servire con l'aiuto di Dio. Sì, servirò. Hai dunque compreso che l'unico modo di essere felici è di mettere la propria vita al servizio degli altri. Hai già scelto l'ambito di servizio per il prossimo anno? Sì, entrerò a far parte della comunità Capite Bolognano. Prendiamo atto di questa tua decisione, sicuri che hai considerato che l'impegno che stai per assumere richiederà da parte tua sacrificio e rinuncia ai tuoi comodi e al tuo egoismo. Lealtà e coerenza di vita, come vuole la legge Scout che ti insegna la strada che vuoi seguire. Con questo spirito, quindi, ti invitiamo a riconfermare la tua promessa Scout che hai pronunciato all'esploratore e che ora diviene il tuo impegno pure consapevole. Con l'aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza e per osservare la vita. Bene, ora ricevi i nastri merali che ricordano ciò che di ogni età scout non deve mai venire meno. Questo nastro giallo, colore del sole, ti ricordi sempre che sulla strada dovrai conservare la gioia dei lupetti e delle coccinelle ed essere sempre luce per chi ti sarà vicino. Questo nastro verde, colore delle messi che ondeggiano e di tutto ciò che cresce, ti ricordi sempre che la vita è, come per gli esploratori e per le guide, un'avventura e che va vissuta con speranza, senza considerarsi mai arrivati. Questo nastro rosso, colore dell'amore, ti ricordi sempre che i rover e le scolte sanno donare serenamente tutto ciò che hanno. Giallo, verde e rosso ti ricordano di vivere integralmente lo scautismo. Ora sei uno scout completo. Ricevi ora questa insegna che mostra a tutti che sei Rover Scout d'Italia come tradizione della nostra comunità RS. Ed è il libro della parola. Annunciala e testimoniala a chi incontrerai lungo la strada. Allora chiamò i 12 e cominciò a mandarli a 2 a 2. E diede loro il potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali non indossassero di tutto. È il Signore stesso che ti manda e ti indica lo stile che deve guidarti lungo la strada. Attraverso questa povertà sii strumento dell'amore di Dio e la fiducia in Lui ti accompagni sempre. Il Signore ti benedica e ti custodisca, ti mostri il suo volto e abbia misericordia di te, volga a te il suo sguardo, ti dia pace. Il Signore ti benedica. Amen. Amen.
firma legale alla comunità, forgra, che simboleggia la biforcazione di una strada, le continue scelte che uno deve compiere, è un po' particolare, un po' peloso. E tu di scelte ne fai più grosse, direi. Ora puoi partire. La strada già attende, buona strada. Continua sotto. I tuoi no. Fai il giro del 5. Buona strada.